Il lavoro non è merce, non è uno scontrino, basta con il massimo ribasso e i minimi costi. Così il segretario generale della Camera del Lavoro Gianluca Zilocchi, a nome di CGIL, CISL e UIL, ieri mattina, 1 maggio, festa dei lavoratori, sul palco in Piazza Cavalli ha invitato a non arrendersi, a lottare per un lavoro dignitoso. Una giornata di forte riflessione intanto anche per le nostre radici. Oggi noi ricordiamo la strage di Portella della Ginestra di 70 anni fa come momento ideale e per ragionare anche del nostro quotidiano, problemi di oggi, ripartendo dalle nostre radici ma pensando a un futuro che ci preoccupa per le questioni internazionali, per le questioni a cui stiamo assistendo, le tensioni, gli attentati, le guerre che si minacciano, le guerre che ci sono, e uno sguardo profondo su questo paese che è ancora in una crisi molto profonda, sociale, economica, dal quale non si trovano le ricette giuste per uscire. Noi le proposte le abbiamo. Con Zilocchi, fianco a fianco delle autorità, la testimonianza dei lavoratori stranieri, dei pensionati, dei giovani precari. È un messaggio di pace, è un messaggio di uguaglianza, è un messaggio, un diritto per tutti i lavoratori. Spero che oggi dovrebbe essere una festa di avere più opportunità di lavoro per tutti, per italiani, per immigrati, per tutte le persone che ha bisogno. Spero che anche un giorno di pace. Io vorrei che si realizzasse un sogno, perché a noi pensionati è concesso ancora di sognare, che la Piazza Cavalli fosse piena di tanti giovani che abbiano un lavoro alle spalle che gli permette di vivere la vita serenamente. Nonostante la pioggia, in tanti hanno stretto in mano un garofano rosso e hanno sfilato in corteo da Barriera Genova a Piazza Cavalli. La giornata del 1 maggio è iniziata con la deposizione di una corona al monumento dei caduti sul lavoro e dopo la manifestazione in piazza si è conclusa anche con il tributo Anmil dedicato alle vittime del lavoro. Alle 15 anche il concertassa alla cooperativa Sant'Antonio. Sul fronte degli infortuni sul lavoro, nei primi due mesi del 2017, Piacenza risulta in controtendenza rispetto all'andamento nazionale sul numero di denunce di infortuni, confrontato con quello del corrispondente periodo dell'anno scorso. Con 309 denunce contro le 387 del 2016, il dato piacentino fa registrare un trend di diminuzione del 20% contro un valore di crescita a livello nazionale dell'1,9%. Al calo delle denunce si contrappone purtroppo una morte bianca registrata nel piacentino nei primi due mesi dell'anno. Le categorie più a rischio, fa sapere Giovanni Ferrari, presidente di Anmil Piacenza, sono sempre quelle dell'agricoltura e dell'edilizia.